Buon ciao raga, benvenuti dal vostro nonno della rete in questo nuovo video dove vi ho portato il mio nuovo mazzetto Pokémon con Porygon Z. Il Porygon Super Saiyan, Porygon Z. Fichissimo. Poi faranno pure Porygon Super, Porygon GT. Che cosa fa questo simpaticissimo uccello? È un robot, come non c'è? Uccello, È un è un robot robot. tridimensionale. È un robot e basta. È un robot. È creato meccanicamente. Ed è un Pokémon. Ce ne sono un sacco di Pokémon che sono stati creati. Ah, Tipo ok. Mewtwo. Sì, quello sì. Ma Genesect. quello non lo sapevo. Lui è uscito in Legami Inossidabili. Durante il nostro turno, bella l'abilità, più o meno bella, è particolare. Diciamo che questo video ve lo sto facendo vedere a cavallo della rotazione, perciò ci saranno il 90% carte che rimangono in standard e il 10% se dovrebbe andare, anche se sono carte in teoria ristampabili o che sono già state ristampate in passato e che si aspetta la ristampa in futuro. Lei ha un'abilità che si chiama codice, lui ha un'abilità che si chiama codice instabile. Durante il nostro turno, prima di attaccare, poteva assegnare a uno dei nostri Pokémon una carta energia speciale dalla nostra mano tutte le volte che vogliamo. Con 3 in colore fa 120 e questo Pokémon viene confuso. Cioè, lui viene confuso, non è che confonde. Monto due Porygon Z e 4 Porygon normali che ci fanno pescare. Non ci ho voluto mettere il fase 1 perché gioco 4 caramelle rare. E poi serve, visto che l'ho accoppiato con Aerodactyl, che non ha il Pokémon base, cioè base proprio, come si può dire? Che non ha base, è il fossile. Sì, che è una, Si evolve un dal fossile, che è uno che è uno strumento. strumento, ecco. Ci ho voluto mettere lui come starter e basta. Poi onestamente, se esce va bene, un po' di Porygon Z in panchina ci fa fare la nostra, diciamo, tech o combo ed è finita lì. Ma il Marzio monta il suo Aerodactyl, vicino ci sta Omastar, due Kabutops e un Kabuto. Loro dovrebbero dare fastidio all'avversario. Uno perché non fa giocare carte strumento all'avversario se l'avversario ha più Pokémon di noi. Kabutops, se il nostro Pokémon è attivo, l'avversario non può giocare le carte aiuto. Come attacco fa 80 danni e 20 danni a due Pokémon dell'avversario. In tutto questo, gli altri Pokémon base sono Ditto, Absol che è l'anti-Giraci e Oranguru che ci serve il primo attacco per riciclare delle carte dalla pila degli scarti e metterle nel grimorio. Come l'energia accelerazione tripla. Me ne sono perso una. Lei dà 3 energie in colore. Però può essere assegnata solo a un Pokémon evoluzione, altrimenti viene scartata immediatamente. A fine turno si deve scartare la carta energia e questo ci fa attaccare direttamente con Aerodactyl i nostri bei 180 danni, perché quello fa Aerodactyl. 3 carte energia, 90 più 90 se non abbiamo Pokémon GX o EX in panchina, che ovviamente non abbiamo. Andiamo a vedere il resto. Vabbè, ci sono i quattro fossili misteriosi obbligatori. Come obbligatorio, 1, 2, 3 e 4 caramelle rare. Sì, caramella rara, abbiamo già detto che può essere usata con il fossile. Abbiamo il ditto che possiamo fare evolvere Aerodattyl su ditto e poi i quattro fossili li possiamo utilizzare per un Kabutops, un Omastar o un altro Aerodactyl.
E poi mettere un po' di Porygon con la caramella rara per Porygon Z per essere un po' più veloce. Abbiamo due Pokénav che guardiamo tre e possiamo mostrare un Pokémon, una carta energia presente tra esse e aggiungerla in mano. Ho dato che la versione, diciamo, è un po' avanti. Abbiamo pensato di non metterci l'Ultra Ball, perciò il Pokémon Nav va bene, come può andare bene la comunicazione Pokémon. Qui ci sono tre mappe scavafossili, ci fa prendere il fossile o dal deck o dal cimitero. Nelle comunicazioni ci fa ciclare un Pokémon dalla mano nel deck e prendere un altro Pokémon dal deck e aggiungerlo alla mano. Ho un sistema di riciclo dell'energia, dopo andremo a vedere che energia base abbiamo. Una barella, uno scambio, uno spazzacampo e un fischietto dell'arbitro. Perché montiamo tre arbitri per dare fastidio all'avversario, quattro camille e un vicio. Esce anche la barella, vero? Sì. Sì, però facendo la promo, secondo me loro due rimangono come rimangono le quattro. Ma non Cioè, sono rimangono, promo. nel senso, spero che le ristampano. Ok. Perché promo Diciamo. non resta. Cioè, promo sono comunque di Beh, studio, espansione. No, dico, sì. però sono espansione, non Sì. sono con il Black Star. SM. Però è stupido, poi andremo a vedere come E soprattutto evolve. perché le stanno consegnando ora, non è che ci le hanno date. È quello il fatto. C'è una centrale elettrica per annullare le abilità del GX e X. E il dodge di arti marziali per fare più danni ai nostri Pokémon che hanno almeno un'energia base lotta. Tanto che monto 5 lotta sia per Gabutops che per il dojo. Così possiamo fare pure 1 e 2. Assegniamo quella di turno a Aerodactyl. Grazie a Porygon possiamo assegnare un'energia speciale, perciò la doppia energia. Facciamo 180 più 40, 220, se abbiamo meno carte premio dell'avversario. No, più carte premio dell'avversario. O fa 10 danni in più, ne fa 40 danni in più. Ah beh, se ne hai di meno. Ah, ok. Sì. Che Smith. stiamo perdendo. È un mazzetto simpatico, cioè, non avevo niente da fare, ho voluto montare un mazzetto così. Per vedere questo Porygon Z, che cavolo fa? Fa schifo un po', perché 120 si confonde, però. Tanto che all'inizio ci avevamo dato i telepatto, però poi ho pensato all'arbitro La molto questione meglio. sbagliata è che non ci sono energie speciali forti in realtà, cioè a Sì, è differenza di quello. prima che c'erano le buio, quelle che aumentavano i danni, le 8 che Lotta. aumentavano i danni, era differente, ora ce ne Dici? sono veramente poche, cioè questa è utile, questa no. Non tanto, poi che c'era già Anche perché non le acquamarello, puoi nemmeno niente. assegnare, già bisogna di assegnarle 4 o 4 proprio, poi se ne è scartato. Quindi Sì. è proprio sbagliato, cioè boh. No. Sì, no, quella era solo per fare per velocizzare un Ah, a po' il parte che deck. una cosa che ho cambiato sono queste con le timer, boh. Che Ah, rimangono, eh timer. sì, ormai è quella la carta che si usa per la ultra. Però Pokénav per cercare pure energia, non dice base. No, no, beh, parlavo per i Pokémon, perché purtroppo Ah, non ne hai messo ok. neanche le minor, boh. Anche se poi non ce li scavi. Mi Sì, perché poi sembra tengo 1, giugno. 2, 3, 7 Pokémon base. Sì, molto utile. Vabbè, l'unica è lei che ci fa riciclare qualche carta, però niente. Porygon lo mettiamo avanti all'inizio, peschiamo, peschiamo finché non muore. E ha fatto il suo. Ah, a parte il Redactyl che è potentissimo. Il Il mazzo è mazzo. molto for fun, cioè Sì, sta molto su, forfanissimo. esatto, sul for fun, non è. E vabbè, abbiamo Però dato il pure Redactyl fa un'occhiata a malissimo. cosa rimane. Poi vabbè, questo video uscirà dopo della spiegazione, perciò seguite il canale che sicuramente faremo uno speciale sulla rotazione Pokémon. Detto questo, like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, condividete, campanella, commentate, richiedete il vostro deck che volete che vado a montare, vedremo cosa fare. Grazie a tutti per la visione con Porygon Z. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!